Per una persona affetta da disagio mentale, trovare lavoro è come fare centro con una pallina in un bicchiere al primo tentativo. Direttamente o indirettamente, la salute mentale ci riguarda tutti. Si stima che il 20% della popolazione mondiale sia affetta da un disagio psichico. In Italia, nel 2020, 700.000 persone si sono rivolte a servizi psichiatrici. E il 90% di chi è affetto da una disabilità mentale è disoccupato. È un grosso spreco umano ed economico. Ho cercato lavoro per 4 anni. Sono passati circa 4-5 anni. Ho impiegato circa 5 anni a trovare lavoro. L'ho trovato grazie al progetto Itaca. Il centro di lavoro agile è un modello di accompagnamento al lavoro della disabilità psichica. Un luogo dove le persone possono lavorare al meglio. Un ufficio dove le persone lavorano in smart working, supportati da tutori esperti in costante contatto con le aziende. Il settore delle energie rinnovabili è un settore un po' di nicchia, in cui normalmente è difficile trovare collaboratori. E a suo tempo il centro di lavoro agile ci ha supportato nella selezione, cercando di capire innanzitutto quali erano le attività che volevamo che i nuovi colleghi andassero a gestire, capendo quali candidati erano più a loro agio con le nostre tematiche. Ho un tutor che mi segue, che mi fa sentire tranquilla e serena e sicura con i miei colleghi di lavoro. Qualora ci si verificassero delle problematiche, è il tutor stesso a intervenire con l'azienda tramite mail o videochiamate. Il tutor è un professionista esperto nell'ambito della disabilità psichica e del reinserimento lavorativo. È fondamentale, è un rapporto di rispetto, di fiducia reciproca. Garantisce la qualità del lavoro grazie a un'attività costante di supporto e di supervisione dell'attività stessa. Mi affianca costantemente. Ma poi soprattutto fornendo quella connessione iniziale con i nuovi colleghi che era necessaria per stabilire il rapporto di fiducia. Ma da quando l'ho trovato mi sento utile sia a me stesso sia al contesto aziendale. Mi sento più responsabile, più tranquilla, più serena. La cosa che più che è cambiata è avere un impegno, avere un qualcosa a cui pensare, a cui dedicarmi. Mi ha permesso di essere autonoma e di vivere per conto mio, che è una grossa soddisfazione. Provando un senso di benessere mai provato prima. Ha sviluppato nel team una consapevolezza anche della situazione, degli stress che si possono creare nel nostro team. Il centro di lavoro agile crea benessere individuale e sociale e rende le persone produttive. Per le aziende costa poco, un vantaggio economico e fa rispettare gli obblighi di legge. È un rispetto reciproco quando ci si chiede un supporto o quando si va a dare delle scadenze ai colleghi. Nel senso, questa consapevolezza è nata dal rapporto con il centro di lavoro agile.